Iniziamo la giornata così? Dai, ci aspetta una gran giornata a Portofino. Solita pausa classica, autogrill per un caffè. Giuseppe, io direi, visto che sono le... Aspetta, ti dico anche che ore sono, Giuseppe. Sono le 7.56, un caffettino ci sta. Andiamo all'autogrill e nel frattempo che andiamo all'autogrill, magari qualcuno già lo facciamo cantare. Vieni, vieni, vieni. Molto bello questo autogrill perché i prezzi sono ancora in lire. Ciao, no, oggi non siamo insieme perché tu dove stai andando? L'Euroflora. All'Euroflora, bellissimo l'Euroflora. Portofino. Noi andiamo a Portofino, quindi l'Euroflora, una canzone che parla di fiori? Non la so, sono stupido. Grazie dei... Donata. Di fiori, grazie dei... Fiori. Brava, buon viaggio. Grazie anche a te. Buon divertimento. Prossimamente. Ciao, grazie. Buongiorno. Dove andate di bello? Euroflora. All'Euroflora, anche loro all'Euroflora, quindi siete nel pullman a fianco al nostro. Anche voi? No, noi andiamo a Portofino. Oh, che bel posto. Venga signora, venga qua, venga qua. No, vabbè, venga qui, visto che andate ad Euroflora, una canzone che parla di fiori. Beh. Le colline sono in fiori, dei miei tempi, bella. Dei 70. Come fa? Non me la ricordo più, poi io non ho la voce per cantare. Cose rosse per te, ho comprato stasera, e il mio cuore lo sa cosa voglio da te. No, mi è piaciuto, sento il finale suo proprio, una cosa. Rifacciamo il finale suo perché com'era cosa... Cosa voglio da te? Brava, 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 brava. No, la 7 no, rete 7. Ci pagate bene adesso? Ti paga Giuseppe. Giuseppe, lui è lui che ha il libretto dietro da segni. Anche a voi, buon viaggio. Grazie. Tira fuori il libretto. Ecco, bravo, complimenti per la trasmissione. Lo dica. Sempre vi seguo, eh. Grazie. Bravissimi. Grazie. Ornellina, faccio un saluto, ragazzi. Aspetta, vieni qua che ti facciamo le cose per bene. Sempre qui all'autoria abbiamo trovato una fans di Casa Piretti. Ornella ci segue dalla prima puntata. Ciao Ornella, come stai? Tutto bene, mi spiace solo che non siamo nella stessa gita. La prossima volta sarò con voi. Ma okay? Sì, ma tanto noi con Polaris facciamo sempre questi viaggi. Anche noi Polaris. Qui ti aspetti, vai anche tu a Euroflora. Euroflora noi. Una canzone dedicata ai fiori qual è? Non me le ricordo. Dai, cantaci anche tu. Rose. Rosse per te ho comprato stasera e poi non son più andare avanti. Ma è bella così, è bella ciao così, è bella così. Ciao Ornella, grazie. Ciao, ciao, buon viaggio. E il tuo cuore lo sa cosa voglio da te. D'amore non si muore e non mi so spiegare perché addirittura col bacio, addirittura col bacio. Ma che bello, dove andate? Dove state andando? Nell'Euroflora a Genova. Oh. Perché sono un amante dei fiori. Sì. Ho già chiesto se si può caricare Tuzzo. Anche lui un amante dei fiori? Certo. O solo di belle donne? No, io, scusa. Io curo poi il giardino. Sì. Quindi lei compra e tu sistemi. Buona giornata ragazzi, ciao, ciao. Sofia, un altro viaggio in compagnia dell'agenzia Polaris, oggi tocca a te accompagnarci a Portofino. Cosa ti aspetti e cosa ci aspetta oggi? Ma sicuramente una bellissima giornata tutti insieme, speriamo che il tempo ci assista, e vedremo tante cose. In pochissimo tempo però faremo sicuramente un bel giro, prenderemo il battello, andremo a Portofino, faremo il pranzo appunto in loco e poi faremo una passeggiata fino al faro in cima alla montagna di Portofino e poi torneremo indietro verso Santa Margherita. E quindi si va a Portofino, sorridenti, tanta gente, voglia di divertirci, ma soprattutto di cantare. Qual è la tua canzone preferita? Non ne ho una. Non è vero? Non saprei al momento. Ah, ti dico, fiori rosa, fiori di... Pesco.
Brava, bravissima, bravissima. Che inizio, che inizio di puntata, ragazzi. Grazie, Sofia. Grazie a voi. Andiamo. Siamo nelle curve, ma non perché siamo di corsa, ma sul pullman siamo davvero in mezzo alle curve. Ma andiamo a conoscere un po' questi nostri compagni di viaggio, questi compagni che ci accompagneranno a Portofino. Partiamo da questa coppia. Buongiorno, come vi chiamate? Stefania. Vittorio. Una coppia, eh? Non siete una coppia. Aspetta, abbiamo già uno scoop. Giuseppe, abbiamo già uno scoop. La signora. Combinazione, mio marito si chiama anche Vittorio, ma è seduto dietro con la sua amica. No, con la mia amica, sto scherzando. Praticamente, Giuseppe, è uno scambio di coppie. Cioè, credo ci fossero solo dei locali per scambi di coppie, invece no, anche dei pullman per scambi di coppie. No, perché vabbè, soffro il pullman e ho trovato questo posto, quindi certo, mi sono seduta qua. Ma lei si chiama quindi? Vittorio, sua moglie è più avanti. Andiamo a conoscere anche la moglie di Vittorio, se ce la facciamo, se non finiamo. Eccola qui, la moglie di Vittorio, che si chiama? Marianna. Ma che effetto fa fare un viaggio così col marito dietro insieme a una bionda? E che bionda! E che bionda, vero? Insomma, mi dica! Ma è che io abbiamo un'amica anche. E allora non era giusto mettere l'amica sola dietro. Io mi sono seduta con un'amica e mio marito si è seduto dove ha trovato. Quindi massima fiducia? Sì, dopo 51 anni quasi. 51 anni, ma... 50 fatti a gennaio, a dire il vero. 50 fatti a gennaio, ma avete una canzone della vostra vita che vi lega? La canzone che vi ha fatto conoscere? La prima cosa bella. Come fa? Come fa? No, ho preso la chitarra e canto per te. Il tempo di... Non me la ricordo. Non so suonare, ma... No, non me la ricordo. Non se la ricordo, vabbè, fa esattamente così. Ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. Vieni Giuseppe, che andiamo ancora a conoscere altri amici dell'agenzia Polaris, da questo signore qui che si chiama Giuseppe, insieme a Gabriella. Giuseppe e Gabriella, da quanti anni state insieme? Insomma... 33 di matrimonio. Ha detto insomma perché... Aspetta, ha detto di fare due calcoli, insomma, e lei... Ti ha salvato, lo sai? Lo sai che ti ha salvato, sì. C'è una canzone che vi lega? La canzone della vostra vita? No, particolarmente. Canzone in comune, no. Ho capito. Vediamo un po' se insieme... all'altra parte da questo pullman facciamo un coro tutti insieme. È facile, dovete solo fare no 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 no. Proviamo? 1, 2, 3. No 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 no. Allora, la prova è andata abbastanza bene, ma potete fare molto meglio. Giuseppe, mi raccomando, tutta questa zona qua. Sì, perché laggiù non mi possono sentire. Pronti? Ancora una prova. 1, 2, 3. No 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 no. Bravi, adesso dobbiamo metterle, legarla alla canzone. È una bambolina che fa no 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 no. È così carina che fa no 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 no. La signora a fianco è la sua compagna, sua moglie? Sì, mi accompagna. Accompagna. Forse moglie, ma giusto così, eh. Voilà. Si dimenticano. E già litigano. Da quanti anni state insieme? Ma poco, è 35 anni così. Poco. Era la compagna, invece la moglie. Poco, 35 anni. Ma è da poco che è moglie, eh?
Avete una canzone che vi ha fatto incontrare? Quella di... potrebbe essere quella di... Baglioni. Piccolo grande amore. Wow, come fa? Questo piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo, niente più. Visto che prima abbiamo visto sua moglie, sì, una signora bionda, molto bella, qual è la canzone che vi ha fatto incontrare? Ma ce ne sono molte canzoni, comunque, ad esempio Io che amo solo te è bella. Wow, come fa? Io che amo solo te. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io che ho avuto solo te, io non ti perderò, non ti lascerò. Per cercare nuove avventure c'è gente che ama mille cose e si perde per le strade. Eh sì, oggi va così, amici di Casa Peiretti, oggi piove, siamo a Santa Margherita e piove, il battello per Portofino è stato cancellato, perché piove, Madonna come piove, ma senti come viene giù, vieni, però abbiamo la fortuna che sotto questi portici qualcuno troverò per far cantare, tipo questa signora qui che si chiama Tiziana. Ciao Tiziana, di dove sei? Torino. Sei di Torino, la canzone della tua vita, la più bella che conosci. Sarà perché ti amo. Come fa? Che confusione. Sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. E questo signore dietro di te chi è? Mio marito. State insieme da? E questo bel signore qua chi è? Solomone, mi chiamo Solomone. Siamo quattro in tutta l'Italia su 60 milioni di persone. Che si chiamano? Si chiamano Salomone. Salomone. Il re di Israele, quello che ha creato il Tempio di Dio, il figlio di Davide. Ecco. Posso dire una dirci canzone? Qualcosa per Rete 7, per Casa Peiretti? Certo, sì. Allora, siete molto orgogliosi di ciò che fate. Sempre. Primo di tutto. Ecco. Secondo, c'è un buco nello Stato dove soldi vanno giù. Celentano, vabbè. Prego. Guardi sempre là. C'è un buco nello Stato dove soldi vanno giù. Un buco nello Stato dove soldi vanno giù. E si è capito, giù. La svaluta. Svalutation. Ma lei vive qui? Ma questa Italia qua non ce la farà. No, siamo positivi. Ma Salomone, lei vive qui? Sì, sì. Sono un bagnino. Il bagnino Salomone. Facciamo un saluto per Casa Peiretti. Ciao. Casa Peiretti, siete i migliori. Bravo Salomone, grazie. La benzina ogni giorno costa sempre di più. E la lira cede e precipita giù. Svalutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove sono. Giuseppe, sono tutti così qua oppure trovi acqua qui? Buongiorno, ciao a tutti, ciao. Ascolta, vieni un po' qua, va che ci siamo. Ma sono tutti così qua, ragazzi, ho paura. E tu nel tuo letto caldo,
Io a Santa Margherita al freddo, ma non è questo che mi fa triste. Sì, questa canzone dovrebbe fare il ritornello così. Scende la pioggia, ma che fa? Crolla il mondo addosso a me. Per amore sto morendo. Per una volta che veniamo qui con le telecamere piove, ma perché? La suoniamo e la cantiamo da soli, eh? Grazie. Come si chiama? Io mi chiamo Stefano. Stefano, eh? Francesco. Stefano e Francesco, mi cantate la canzone più bella che conoscete qua sotto la pioggia? Scende la pioggia. Scende la pioggia, ma che fa? Crolla il mondo intorno a te. Grazie, buon lavoro ragazzi, ciao, ciao. Il cagnone vuole essere intervistato. Ciao cagnone, ma dimmi qualcosa, giornata piove. Giornata uggiosissima. Eh sì, giornata uggiosissima. C'era una canzone di Battisti che diceva giornata uggiosa, no? Quando uno non ha manie di protagonismo, ha visto la telecamera e si è piazzato qua. Come ti chiami? Vaniglia. Vaniglia, sei una cagnetta. Quanti anni hai, Vaniglia? 9. Hai 9 anni. Vivi qui? Vivi qui? Sì, vivi qui. Amo, che meraviglia che sei. Ehi, ciao. Grazie. Cioè, fai un saluto per Casa Peiretti. Esatto, proprio così. Questo è un saluto per Casa Peiretti. Ciao Casa Peiretti, ciao. Grazie. Mi hanno detto vai al mare tranquillo, fa bello, ti abbronzi, fai il bagno, prendi il battello. Già. Già, è il mare d'inverno, è solo un film in bianco e nero visto alla TV, è poco moderno, è una nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Che bella questa canzone, il mare d'inverno, andiamola a sentire. E io che non riesco nemmeno a parlare con me. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare, non ti posso guardare. C'è anche qualche buona anima che mi ospita sotto il suo riparo. Ciao, come ti chiami? Silvio. Silvio, beh Silvio diciamo che è un nome, Silvio, c'è cioè un nome importante. Io, no, Silvio, Silvio. Ha detto il vecchietto perché sul pullman. Vabbè, comunque caro Silvio, visto la giornata è quella sì. Che è, però tu cantaci una canzone in modo che sia di buon auspicio per far andare via le nuvole. Non saprei cosa cantare, il cielo è sempre più blu. Dai, ma non lo so. Ma il cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. E poi non so. Bravo, bravo Silvio! Viva Silvio! Viva Silvio, bravo, bravo! Chi ama la zia? Chi va a porta via? Chi trova scontato? Chi come ha trovato? Na, 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Where you come from? Argentina. Argentina, and you? Argentina also. A question time. If you want to a song to a song for me. Come? Si le quiere cantare una canzone. Ti quiere cantare una canzone. Il canta. Il canta. Canta, il canta, vai Giuseppe, il canta, vai. Canta for me. Che canzone? Una conocida. Somos de Córdoba y en Córdoba se escucha mucho cuarteto y él canta, a ver, cantar una. Pero estoy pensando cuál. Mucho Italia, sí, me encantó, muy, parece muy, muy lindo, muy romántico el destino, muy, muy hermoso. Ahora Portofino. Sí. Sí. Col sole. Sí, no sole. Ayer fuimos a Cinque Terre y tampoco sole y mañana ya nos vamos para
Clara Capri. Wow, Capri, muy linda Capri, muy linda. Muy linda. Grazie. Grazie, grazie. Un saluto a Casa Peiretti. Ciao Casa Peiretti. Ciao Casa Peiretti. Grazie. Siamo arrivati a Portofino e non lo dico troppo forte, ma forse davvero smette di piovere. Adesso ci dirigiamo verso la piazzetta, la famosa piazzetta di Portofino. Cercheremo di, come sempre, portare la nostra allegria, la nostra musica, la nostra voglia di incontrare le persone. Dai, caro Giuseppe, secondo me ce la facciamo. E che sole sia. Andiamo. Chi è assicurato, chi è stato multato, chi siede la muto, chi va in farmacia, chi è morto di invidia. In English, what's your name? Susan. Susan, if you want a song with me. A song. I want a song with you. Okay, I can't sing, I'm terrible. My husband will tell you. A little, okay. I want your trip? No, if you want. No, you can sing. You sing. No, I don't sing. I stay here for sing the people. Oh. Okay, so you... Because singer is for a smile, for my TV. Okay. What's the one? It's the... Pizza pie, it's amore. That's all I can do. What else? I don't know any more words. That's it. That's all we know. Okay, stop. Yeah, our memories. Thank you. What's your name? What's your Glenn. Glenn, thank you very much. Grazie. Wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Cantate. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitar and bella. When the stars make you drool, just like a pastel. Ascolta Giuseppe, però già fatico a parlare italiano. Se poi qua c'è un inglese, è un portoricano, è un austriaco, e non ce la fo, è argentino, e che cacchio, non ce la faccio. Un bel saluto per Casa Peiretti, ciao a tutti, da nostro amico che si chiama Lorenzo. Lorenzo, sei andato a pesca? Non ho capito. Sei andato a pescare, Lorenzo? Sì, sono andato, perché per non bagnarmi ho fatto come le rane che si ritirano e vanno in acqua. E certo, ci mancherebbe. Questa è una stella di? Mare. Famosa canzone di Gino Paoli, faceva sapore di? Mare. Come fa? Sapore. Sapore di sale, sapore di mare. Che hai sulla? Che hai sulle labbra. Ma che bravo che sei! Quando esci dall'acqua... E ti vieni a solo esclusivamente Casa Peiretti vi porta nelle vostre TV le bellezze della nostra Italia. Ma ragazzi, ma guardate alle mie spalle, guardate che meraviglia, è il castello, le barche, il mare, le nostre canzoni, cioè solo esclusivamente con Casa Peiretti. Giuseppe, ma guarda che capelli, oh, ma posso fare un servizio con sti capelli? Ah, ma stai riprendendo? Ma dai, non si può vedere, Peiretti, sei un gallo. Ho preso pioggia tutto il tempo, ma tu stavi per cadere, Povero gabbiano, hai perduto la compagna. Non te faccio avere, tu capisco io perché. La tua storia è la mia, lei che se n'è andata via. Tu finisci di volare, io che smetto di sognare. Stavo bene insieme a lei e non so cosa farei. Quella dicere te prego, dai ritorno insieme a me. Amici, direttamente dall'undicesima edizione di Masterchef abbiamo qui con noi la giapponese Mime Kataniwa. Ho bisogno che tu mi canti la canzone più bella della tua vita. Ok.
Hijita, vida chi, ano yo ni kakaru hizashi ni, kokoro ni utsuru anata, michi izure ni. Faceva proprio così il testo, io la so tutta a memoria, brava, non hai sbagliato una parola, ma complimenti, ma complimenti, ma complimenti. Facciamo un saluto per Casa Peiretti, ciao Casa Peiretti. Ciao Casa Peiretti. Ciao. Buona giornata. Grazie anche a te, grazie. Ciao. Qualche parolina l'ha sbagliata, però non stiamo lì a vedere tutto, non stiamo a vedere lì a tutto, cioè, perché quando faceva ici mi pintifi rifi, era ici mi pintifi nifi, ni, non rifi, nifi, abbi pazienza, però o le cose le facciamo bene o non le facciamo bene. Ci vorrebbe il mare su questo cemento, ci vorrebbe il sole col suo oro e col suo argento. Beh, qua il mare c'è ed è veramente bello. Bellissima Portofino, amici, bellissima. Il nostro Giuseppe sta cercando di immortalarla con la sua telecamera in ogni singolo posto, in ogni singola bellezza. E guardate oggi dove andiamo, lassù, 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 al castello. Ci vorrebbe il mare per andarci a fondo, ora che mi lasci. Beh, direi che a volte le giornate partono male, vero? Non mi oso chiedere nulla perché stiamo imbarcando acqua da tutte parti. Via! Che battesse ancora forte sulle tue finestre, ci vorrebbe... Pensa se Rocco Siffredi canta una canzone per Casa Peiretti. La canzone della tua vita, qual è? Una canzone che ti lega, che ha un ricordo... Mi ricordo in mente. Bella come. Come vedi, pure a te ti ricorda. Number one, perché avevo 6 anni, quindi è l'unica che mi ricordavo. Grazie, fai un saluto per Casa Peiretti. Casa? Peiretti. Peiretti? Peiretti. Peiretti, sono io. Ah, casa sono proprio io. Sì, la facciamo da casa mia. Sei il numero uno. Forse ancora di più. Mi ritorni in mente. Dolce come mai, come non sei tu, un angelo caduto in volo, questo tu ora sei, in tutti i sogni miei. Ragazzi, siamo riusciti a far cantare Rocco Siffredi, mi ritorni in mente bella come sei, forse ancora di più. Lui l'ha cantata decisamente in una maniera più dura. Oh ragazzi, avete appena fatto un selfie con Rocco Siffredi. Com'è cambiata la vostra vita? Come cambierà da adesso in poi? Questo è il regalo per i nostri 50 anni. 50 anni, il mio perché compleanno. Mercoledì lei fa il compleanno. Sì, ci voleva Rocco. E quindi Rocco vi ha fatto un bel regalo. Ha fatto un bel regalo, sì. Dovevamo dirglielo, però. Guarda che sguardo che hanno. Lasciamo la piazza di Portofino per andare dove? Ora saliremo sulla collina Impervia, non è vero, non lo è per niente, con un cammino molto semplice, in un quarto d'ora si raggiunge il faro sul promontorio di Portofino. Prima però facciamo una tappa dalla chiesetta di San Giorgio e da Castello Brown. Andiamo a vedere queste tre cose. Quindi il faro, la chiesetta e... E il castello. E il castello. Chiesetta, castello e faro. L'ordine andiamo. Andiamo. We'll be right back.
a metà salita, mo chi incontro? Guarda chi incontro, non lo so. Come ti chiami? Laura. Laura, e di dove, sei? Brescia. Di Brescia. Che si dice a Brescia? Pota. Pota, pota! Laura, la canzone della tua vita qual è? Quella che preferisci? Laura non c'è. Come fa? Laura non c'è, è andata via. Non è più cosa mia. E te che sei qua? Per... Vieni perché? L'amo se niente più mi... Aiuto, da, da, da. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso. Andiamocene di là. A forza di pensare offuso. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Ma ti hanno portato qui a camminare. Sei tutta bagnata come me. Insomma, cosa vogliamo dire? Di più, di più. Cosa vogliamo dire, Giuseppe? Di più? Niente. Ciao Lola. La sapete qual era la canzone di Lola? Era questa: spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. A malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito su da me. Potremmo dire invece che a Detroit, che a Portofino, Lola, ho fatto le pazzie per te. Ricordi che notti di follie a Portofino. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te, a Detroit. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown, l'orchestra ripeteva Shubidoo. Solo un disco per tornare giù da te a Detroit. Giuseppe, adesso hai capito perché non siamo venuti col battello? Davamo il giro, si dava il giro, io e te la telecamera, si dava il giro col battello. Sonia e Diego finalmente a Portofino, abbiamo realizzato uno dei nostri sogni, questo è un paradiso. No, questo è il muro della chiesa. Non è un paradiso, questo è il muro della chiesa. Mandatevi messaggini tra di voi. Ma non si fa, non si fa, non si fa. Stiamo arrivando al castello e ormai, come sapete, io adoro i castelli. Ma perché mi piacciono così tanto? Perché all'interno di un castello, se uno è capace, riesce a respirare l'atmosfera di allora e tutte le atmosfere di un tempo che non c'è più e non tornerà più. Andiamo a vedere questo castello, dai. Questo fiore vorrei raccoglierlo per Alessia e Valentina, ma lo lascio qui, perché è qui che deve stare. Ubucaneve, Ubucaneve, al mare. Ma cosa c'entra il Bucaneve al mare? Se penso a quanti innamorati, mio caro Giuseppe, hanno già fatto questa strada per andare a vedere il faro, partiti dal castello.
un giorno porterò anch'io il mio amore, l'amore della mia grande vita. E sai, Giuseppe, cosa canterò? Devo essere molto romantico in questi momenti. Le canterò: oh che bel castello, la tiro lirollello, oh che bel castello, la tiro lirolla. Dopo una quindicina di minuti siamo arrivati al faro. Ma prima del faro io vorrei fare una domanda a questi... Hello? No. Yes, of course. A question time. No, grazie. Where is the faro? Volevo farti una domanda, ma hai mica visto il faro? No. Faro, dov'è il faro? Faro. Dov'è il faro? Dov'è il faro? Dov'è il faro? Fai l'aria di un marinaio che sta per vedere il faro. No, non lo vedo. Hai mai fatto il marinaio prima? No, mai. Molto bene, molto bene. Cosa c'è? C'è Giuseppe che continua a farmi così. Cosa devo fare? Signora, è contenta del faro? Contentissima. Viva il faro. Sì, viva il faro, altro che. Cioè noi che siamo maschietti, viva la faro. Viva la faro. Viva la faro. Ok, va bene. Pistarino. C'è quell'attore. Avete presente quell'attore? Quell'attore lì dei film anni 60-70. Cioè, Giuseppe, fare un'inquadratura. Lei è il sosia. Era andato così. Pensate. Lei a Pupo, eh? Facciamo un saluto a Pupo. Ciao Pupo. Ciao Pupo. Ma nella botte piccola. E che ce n'è poco però. E come tutti i fari abbiamo qui il guardiano del faro. Buonasera. Buonasera, salve. Cosa vuol dire essere il guardiano del faro? È un'emozione unica. Unica. Lei proprio tutti i giorni qui. Aprire, accendere, poi spegnere. Dei punti più esclusivi è proprio dopo il faro, c'è un piccolo lounge bar che stanno attrezzando probabilmente per sperando nel tempo, ma abbiamo qui, come ti chiami? Maria. E? Marco. Marco e Maria che adesso qui in un posto romantico, un posto più romantico non potevate scegliere, ci dedicano la loro canzone d'amore. Cominci tu? Sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano, a Milano, senza fiori, ciao! Senza verde, senza cielo, senza niente fra la gente, tanta gente. Sapessi com'è strano. Fate un saluto per Casa Peiretti. Ciao. Ciao Casa Peiretti. Io concluderei così, un piccolo bacino, ma proprio così. Wow, che cari, che cari. Grazie ragazzi. L'idea di aprire un bar, un lounge bar, proprio qui, nel punto più estremo di Portofino. Nel monte di Portofino, questo è il faro appunto. L'idea è venuta alla moglie del vecchio farista 30 anni fa, che ha chiesto la possibilità di utilizzare questo bunker. E faceva la moka in casa e vendeva il caffè così nel termos. Dopodiché è subentrata questa società che ha anche altre attività sul monte ed è diventato un bar vero e proprio. Un bar esclusivo, perché se uno non lo sa che c'è, cioè non è, VIP, non VIP, avete avuto qualche incontro particolare, qualcosa di... Eh sì, direi proprio di sì. Denzel Washington, poi? Sì, Elton John è un frequentatore di Portofino, assiduo. Viene qui a prendere il caffè, proprio come adesso Enrico Peiretti. Quindi ditemi la differenza, cioè siete più emozionati con Elton John o con Enrico Peiretti? Enrico Peiretti Peiretti è Enrico Peiretti, ragazzo. Sì.
Quindi vi invito tutti, se fate una gita a Portofino, di andare a vedere il faro, il castello, ma non vi fermate, venite a trovare i nostri amici qua. Siamo subito qua. Dopo, e subito dietro il faro, anche perché è un caffè storico, quindi è un caffè che si tramanda. Grazie ragazzi, adesso caffettino. Ma prima cos'era questa struttura? Questa era praticamente l'altana di guardia dei mitraglieri durante la Seconda Guerra Mondiale. Noi abbiamo finestrato la zona interna, era praticamente la linea di fuoco per controllare il nemico che arrivava dal mare. E prima chiacchierando mi hai detto che da qui si vede il più bel tramonto del mondo. Eh sì, si vede uno dei più bei tramonti del mondo, sì. Allora, andiamo a vedere qualche foto che ci hai mandato, dai. Ciao ragazzi, buonasera! Buonasera! Qual è la vostra canzone preferita? È song? Sapore de Fedesh! Sapore de Fedesh! Come fa? Ehi, dai, su! Dai! Un'altra, vai! Un'altra canzone, vai! Volare! Oh! Cantare! Applaudo! Bravi, grazie, ciao! Volare, cantare, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo. Tu speri, di inquadrarmi in un capitombolo? No? Non lo faccio, o almeno spero. Arriva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare. Diamo che tardi, Giuseppe, diamo che presto che tardi, come direbbero certi nostri colleghi. Vieni, buttati, che è morbido. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Sergio. E questa era la prima domanda, ma c'entra poco. Da dove arriva? Da Roma. La seconda domanda c'entra meno ancora, ma la domanda principale è la canzone della sua vita. Quella che preferisce, quella che senza quella canzone sarebbe stata una vita diversa. Your Song di Elton John. Bellissima. Come fa un pezzettino? Pezzettino piccolo? Dai, ma proprio due frasi, It's a little bit funny. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Giorgio, la canzone della tua vita, dai, su due piedi. La canzone della vita... non lo so. Non lo sai, vabbè, dai, una che canti sotto la doccia, qualsiasi, dai. Qualsiasi sotto la doccia, vai. Vasco Rossi, mi piace. Siamo solo noi. Come fa? Siamo solo noi. Bravo, grazie. Quelli che non hanno più rispetto per niente, neanche per la gente. Siamo solo noi. Quelli che ormai non credono più a niente. La
la canzone della tua vita. I found my love in Portofino. Dai, ce ne canti un pezzettino. I found my love in Portofino, tarara, perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me. So, chiudo gli occhi e a me vicino a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca. Perdetevi nella piazza di Portofino, andate a vedere i negozi, andate al castello, al faro, un drink subito dietro il faro. Portofino va vissuta, anche solo in un giorno, basta, ma va vista e vissuta. Per quanto ci riguarda, ragazzi, siete pronti per il prossimo viaggio? Beh, non vi dico né dove né quando, lo scoprirete soltanto guardando Casa Peiretti. A tutti quanti, grazie e continuate con i programmi di Rete 7, sempre, ok? Se réveiller, mais après cette nuit divine, on l'entendit sonner un jour, même jusqu'aux villes voisines de Portofino pour notre amour. Je vois le marié qui m'emporte. À chaque fois qu'à Portofino le vieux clocher sonne là-haut, il chante notre mariage.